autorità politiche. Fortunatamente siamo riusciti a farla rifiorire e a renderla pubblica. Due parole allora per chi non conosce ancora la festa del Podestà dei Matti. Come ogni anno, il sindaco del paese viene invitato a sedersi su questo trono e a cedere il passo nell'ultima domenica di carnevale a un principe buffone eletto per burla da tutti gli arlecchini. Il principe prende il nome di Podestà dei Matti ed è colui che in questo giorno prende possesso del paese dirigendo tutte le gazzarre carnevalesche. Lo spodestamento del sindaco, con l'incoronazione del Podestà dei Matti, avviene qua, su questo palco, per una questione solo di esigenza scenica, ecco, e per essere fruibile a tutti gli spettatori. Ma nell'antichità dovete sapere che non avveniva così. Infatti, subito dopo il carnevale, la Compagnia dei Matti sceglieva un suo podestà. E tra l'altro bisogna ricordare, non era una carica certamente ambita, per il semplice fatto che il podestà dei matti, spesso e volentieri, si riduceva in miseria perché doveva pagare da bere e da mangiare a una compagnia di oltre 100 giovani.